si trova? Si sente ancora forte? Ha anche la salute necessaria per... Sui viaggi, credo che è per l'India il prossimo anno, credo. 29 settembre vado a Marsiglia e c'è la possibilità che da Marsiglia voli a Mongolia, ma non è chiuso quello, c'è possibile. E poi un altro quest'anno, non ricordo, Aura Miguel mi sta passando. Lisbona l'anno prossimo, ma il criterio, io ho scelto di visitare i paesi più piccoli dell'Europa. Dirà, ma è andato a Francia? No, sono andato a Strasburgo, andrò a Marsiglia, non a Francia. I più piccoli per conoscere un po' l'Europa nascosta, l'Europa che ha tanta cultura, ma non è in conoscenza di tutto, per accompagnare paesi, per esempio l'Albania, che è stato il primo, che è il paese che ha sofferto la dittatura più crudele della storia. E un po' la scelta mia è questa, no? Cercare di non cadere io nella globalizzazione dell'indifferenza. Dicevo che lei viene di... Voi avete tante ricchezze naturali che attirano gente che viene, scusatemi la parola, a sfruttare il Congo. C'è questa idea, l'ha detto prima, io l'ho detto, Africa va sfruttata. L'Africa è per sfruttarla. Qualcuno dice, non so se è vero, che le paesi che avevano colonie hanno dato l'indipendenza, ma del pavimento in su, sotto non hanno indipendenza, vengono a cercare minerali, non so se è vero, si dice così, no? Ma l'idea di che Africa è per sfruttare dobbiamo toglierla. Africa ha la propria dignità e il Congo in questo altissimo livello. E parlando di sfruttamento, mi colpisce, dà dolore, il problema dell'Est, che è un problema di guerra e di sfruttamento. E nel Congo io ho potuto avere una riunione con vittime di quella guerra, terribile, feriti, amputati. Tanto dolore, tutto per prendere le ricchezze. La Chiesa Cattolica stessa, e poi voglio chiederle se... Every word, thank you. Every word he said there.